sia morto. Ale, tu non lo pensa. No, perché voi state arrivando altre macchine? Sì, sì, ma sono in ordine. Scrivo Costanza romano o in italiano? A casa, sì. 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 E così vediamo come noi conosciamo le abilità che hai, cosa fare, tutto cosa. Quante le vuole? Ma sai che arriva di anno prima? Ci mangi di sì, hai visto? Questo è una pelota! Con Natalia Cogiocari dalla Moldova in Italia nel segno dell'arte. Questo quadro al tuo fianco, chi l'ha dipinto? Io. Una passione quella per l'arte che viene da molto lontano. Sì, sì, dall'infanzia, da quando sono nata praticamente. E vogliamo raccontare di come hai iniziato? In teoria i miei genitori anche avevano questo, diciamo, dono. Mi ricordo da piccola, avevo nella mia stanza davanti al mio lettino il ritratto che ha fatto il mio padre e mia madre quando erano giovani e si frequentavano, e quindi penso che è da allora che c'è questa passione nata dentro di me per l'arte. Questo seme che tu hai coltivato prima a scuola, poi all'università, e quadri che raccontano la tua sensibilità, le tue passioni, il tuo mondo. Che cosa ti piace dipingere? Mi piace dipingere tutto. Sono molto attratta dalla graziosità, la bellezza del corpo umano, del viso femminile. Mi piace molto anche dipingere i paesaggi, gli animali. E come ad esempio il cavallo, che avevo dipinto un paio di quadri con questo soggetto. Il cavallo in effetti simbolo di energia, di vitalità, quella vitalità che hai dentro di te. È vero, sì, sì. E dove dipingi in genere? Vai nei luoghi che ti ispirano, o il luogo che ti ispira è quello del tuo cuore, della tua anima, e dipingi nelle tue stanze segrete? Dipingo più che altro nelle mie stanze segrete, sì, è giusto, però è vero, mi piace anche molto dipingere in natura. Il quadro che ti ha dato maggior soddisfazione, quello che ti è rimasto dentro, magari non ce l'hai più, però fa parte di te? È stato il primo quadro che ho dipinto qua in Italia. È vero, non ce l'ho più perché è stato venduto, adesso ce l'ha una famiglia molto cara a me che l'ha acquistato, e quindi è stato il quadro migliore che, diciamo, ha aperto la mia carriera qua in Italia. Da quanto tempo sei in Italia? Io vivo in Italia da 10 anni. E in Italia hai avuto occasione anche di fare qualche mostra? Sì, sì, ho partecipato a varie mostre, e ho iniziato in Calabria, in un paesino chiamato San Marco Argentano, sì. E lì ho partecipato anche ad un concorso di pittura dopo sono stata invitata ad una festa organizzata dal Ministero della Gioventù
che si chiamava Kalimba Party, penso, tanti anni fa, tant'è vero che non ricordo nemmeno quando è successo, forse nel 2008-2009, e avevo esposto i miei quadri a quell'evento, dove sono stati presenti vari giovani stranieri da tutti i paesi del mondo che vivono qua in Italia. Oggi siamo a Ponzano Romano, ma tu vivi dove? Io vivo a Roma e dopo di questo comunque ho partecipato a alcune mostre in, ad esempio in via Margutta, il Palazzo Margutta, nella Galleria Il Mondo dell'Arte. L'anno scorso, nel 2015, ho partecipato a due mostre sempre collettive nella Galleria Il Leone in via Aleardo Aleardi, a zona San Giovanni, sempre a Roma. E adesso sto qua, mi trovo qua. E continua la tua carriera artistica, i tuoi splendidi quadri. Chi, magari vedendo questo servizio, volesse contattarti per visionare i tuoi quadri, che cosa dovrebbe fare? Io ho una pagina su Facebook. Puoi dirlo. Natalia Cosciocari, pittrice. Ok. E lì potrebbe contattarmi chiunque. E concludiamo, dai, con un ultimo sogno ad occhi aperti. Il quadro che non hai ancora dipinto, ma che prima o poi dipingerai. Ce l'hai in mente un'idea? Sono tanti i quadri che vorrei dipingere, no. Non esiste soltanto un quadro, no. Vorrei dipingere tante, ho tante idee ancora che vorrei realizzare. Grazie di cuore, Natalia, dalla Moldova in Italia, nel segno dell'arte. Grazie. Grazie. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Dai, coraggio, metti qua. Mi fanno gli scherzi, mi fanno. Mago, ti adoro! Mago, ti adoro! Mago, ti adoro! Grande mago! Che vuole? Solo di notte, va quello che vuol giocare la mia punta. No, va. No, va. No, va. Oh mio Dio, perché? No, ma perché? Il caprone maschio. Non è un caprone, no. Allora, guardate qua. Ma già qua ti guarda. Ti guarda a me, ti guarda il bottone che scappa. Sorella. Vai. Ciao. Da me. Dai, fa da me. Ale. Girati! Lorenzo! Lo puoi toccare? Se dopo! Che cacca! Guarda, noi adesso sono il bosco! Guarda, noi i gatti! Come? Hai visto? Che sta vicino? Da una col figlio, cosa mangio? Ma che bello davvero però questo! Così! Qualcuno ha fame? Cinghiano.
Moldova!
allucinato proprio che pizzicano. Ce l'hai lì. È piccolo. Ma bellissimo. Ma quanto ne sono usciti la pizzeria? Ecco perché infatti sembra che quello con il pelo nero è un esemplare maschio. Sì, sì, quello è un maschio. Le due marroni invece sono femmine. Capito? Per Rete Zero dall'Italia, da Baby Fattoria di Poggiano Romano, Associazione a Casa presenta. Oggi abbiamo fatto la grande festa, un incontro meraviglioso dove abbiamo ospiti circa 40 bambini, credo, più grandi, siamo tutti un centinaio di persone, una bella compagnia. Vi voglio presentare Andrei che ha portato il suo contributo non indifferente, ha portato dei dolcetti e dei cornetti salati per tutti noi. In italiano, grazie. Allora, una bella iniziativa. Tanti bambini, tante famiglie, ho ritrovato una piccola infanzia con tutti questi animali, belli belli. E la ringrazio, spero che il prossimo anno saremo invitati. Questo è Alessandro, ha un anno, l'anno scorso Andrea ha partecipato anche a Kids Day, dove sempre lui è stato generoso, facendo questo regalo dei dolcetti e dei salati. E, un grande grazie. Oggi è una giornata quindi dedicata a tutta la comunità moldava, sì. All'Italia. Ok, oggi è una giornata dedicata a tutta la comunità moldava e non solo, qua abbiamo bambini italiani, ucraini, rumeni, moldavi, tutte le nazioni. E voglio ringraziare Andrei perché è attivo e ha partecipato alla nostra festa. Grazie mille. Grazie Sasha, buono Ciao. Okay. Ciao. 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 Bună ziua, dragi prieteni! Asociația Acasă vă prezintă sărbătoarea care s-a petrecut la Poggiano Romano, pe teritoriu, la fattoria Baby Fattoria. Astăzi avem aici o persoană foarte importantă, un sponsor care a portat contributul lui dulce și sărat, a portat cornete dulce pentru toți copiii care sunt astăzi, care ne fac companie. El vine în companie de Alexandru, băiețelul lui mic, și personal îl mulțumesc pentru această participație la toate fetele din Asociația Casa. Andrei? Mulțumesc, sunt bucuros să fiu astăzi prezent aici și sper că pe viitor văd că din an în an ne mulțim, așa că ne vedem la anul. Da, la mai mult și la mai mare, succes! Mulțumesc tuturor prezenților! Ciao. Astăzi a fost o zi minunată. Mergem să ne distrăm, veniți cu noi. Cari invitati di Acasă, è arrivato il momento della torta di questa serata meravigliosa, ma non prima di ringraziare Gino, perché Gino oggi non si è fatto pagare per il suo lavoro. Qui abbiamo raccolto, tutti noi, solo ciò con cui Gino può dar da mangiare a tutte le creature meravigliose che avete visto. Grazie, grazie Gino. Un applauso per grazie Gino. A voi. Grazie. Un altro ringraziamento va al mago Gabriele, che sempre per l'associazione a casa ha dato il suo contributo gratuito, quindi non si è fatto pagare oggi. Grazie Gabriele. Grazie ad Andrei che ci ha portato tanti cornetti e pizzette per la nostra merenda. Un applauso per Andrei. Grazie Andrei. E grazie a tutti i genitori, a tutti i bambini che sono venuti oggi a trovarci. E non in ultimo momento al nostro sponsor che è Massimo Favale, il primo sponsor di questa festa. Bello.
Grazie anche a chi ci sta riprendendo, che è Rete Zero, che è venuta apposta per riprendere la nostra prima festa. Grazie. La prima festa grande dell'associazione A Casa, e in occasione di ciò abbiamo portato la torta per festeggiare questo primo evento della nostra associazione, e abbiamo un'altra festa per la nostra più piccola associata, che è Costanza. Auguri a Costanza, perché ha compiuto ieri 10 anni! Tanti auguri a te, tanti auguri a Costanza, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Desiderio, desiderio, desiderio. Auguri! Grazie Rete Zero, un saluto a Sebastiano Bianchieri. Quelli che già sono messi, vieni, diciamo anche una foto insieme. Abbiamo la torta, scusa, voglio prendere la torta. Vieni, come si dice? Grazie, prego. Come si dice? Siamo alla festa Assaggio delle Vacanze a Poggiano Romano. Siamo a Baby Fattoria e oggi stiamo facendo una stiamo facendo stiamo festeggiando, stiamo è una festa speciale, perché abbiamo qui circa 50 bambini, 40 bambini di tutte le nazionalità, più i loro genitori, quindi siamo circa 100 persone sicuro. Qui abbiamo l'esposizione di Natalia Kojokaru, che ci ha onorato con la presenza dei suoi quadri, e in centro vediamo la lavagna con dei messaggi, che ogni persona che viene lascia un messaggio a tutti noi. Questa è la nostra squadra che sta per ingrandirsi, abbiamo già degli associati oggi. Ci spostiamo un po' di qua, perché qua abbiamo un po' di tutto quello che ci rappresenta. Questa è la nostra Moldova, questa è la finestra di A Casa, che è stata fatta di Veronica Vartic, che ci rappresenta. La nostra associazione si chiama A Casa e la finestra è A Casa. Il giornale Pro Diaspora Kids, dove troviamo qua, taglierai un pochino, qua troviamo la partecipazione nostra di anno scorso alla festa Kids Day, e questa è la nostra Moldova. Ci spostiamo di qua, qua c'è il Moldova in Progress, che non può mancare. Moldova in Progress. Moldova in Progress con la pubblicità di Galia Sava. Un ringraziamento personale va a Luigi Savoia, che ha pubblicato anche in questo caso l'articolo Io conosco i miei diritti, del incontro che è stato a Roma. Grazie mille Luigi. Abbiamo le albinuzie che vengono da BRD, dal Bureau Relazioni con Diaspora. Oggi saranno il nostro regalo per bambini. Ci sono dei giocattoli che le ha portati Elena, dei peluche, e poi altri giocattoli che le ha regalati Salva Mami. Non può mancare la nostra pubblicità del CAF. Non può mancare la bandiera moldava. La bella bandiera. E questi sono i quadri di Natalia.
voglio presentarvi il nostro mago, Gabriele. Vieni qua, Gabriele, presentati. Grazie, grazie mille che sei stato vicino. Di niente, ci mancherebbe, è una bella iniziativa, mi ha fatto piacere partecipare, soprattutto perché ci sono i bambini, a me piace vederli ridere, vederli felici, giocare con loro, sì. Quindi è stato un piacere, grazie. Ho visto che sei proprio di casa perché hai coinvolto tutti quanti e loro alla fine ti strillavano, mago ti adoro, sì, mago sì. Ti adoro, molto bello. Sì, c'erano due o tre che capeggiavano un po' il gruppo. Sì, sì. Che... Complimenti, complimenti. Grazie, grazie a voi. Grazie mille, lui è venuto come volontario, quindi è da apprezzare. Innanzitutto ringrazio personalmente io, poi da tutto lo staff di a casa. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Mille. A questo punto, visto che l'associazione è stata così gentile, chi mi vuole contattare mi contatterà attraverso l'associazione. Ok, attraverso l'associazione nostra potete contare su di noi che vi porteremo alla vostra festa il nostro mago, mago Gabriele, grazie. Abbiamo vicino Elena Enci che ha organizzato maggior parte lei questa grande festa che è venuta alla fine molto bella, neanche non ci aspettavamo. Quindi meglio così, quando non ti aspetti è meglio. Siamo l'associazione a casa. Oggi abbiamo organizzato questo evento che praticamente è nato più di un anno fa, quando noi 10 ragazze ci siamo riunite spinte dallo stesso pensiero di creare le condizioni della nostra diaspora a sentirsi a casa anche qui in Italia. Eravamo al principio 10 ragazze, poi pian piano siamo rimaste in 8, oggi grande trovata perché siamo nuovamente 10, abbiamo realizzato questo incontro con i bambini e i loro genitori preso la fattoria di Gino, perché il nostro paese, la Moldova, è un paese agricolo. Non c'è bimbo nato anche nella capitale che non abbia dei nonni oppure almeno dei zii in un paese, che non abbiano contatto diretto con una fattoria. Qui in Italia i bambini non ce l'hanno più, quindi il nostro pensiero è stato di farli ritoccare quell'aria di casa. E siamo incontrati anche perché vogliamo portare a buon fine un altro progetto, che sarebbe una scuola domenicale dove i bambini imparassero la loro lingua madre, le loro tradizioni, un po' di storia e geografia della Moldova. Questo obiettivo adesso lo sforneremo davanti ai genitori perché non lo sanno ancora, iniziando con un gioco tradizionale per i bimbi che lo giocavamo noi quando eravamo piccoli. Quindi siamo oggi qui per festeggiare e per augurarci a vicenda, noi ai genitori, i genitori ai noi, speriamo, di continuare questa meravigliosa attività. Grazie. Cantate. Gli amperi frumosse, gli amperi la offate, la offate frumosse, peccare o iubesse. Battista mia frumosse, se apre la offate. Sono salva. Ah, io ti devo prendere. Gli amperi tutto, battistuzze, cine mia flaure, mi è un rock se mio aduche, che ci me batte mamma. Battista mia frumosse,